Salve a tutti, benvenuti nel canale. Io sono David e in questo video andremo a vedere le offerte in corso di validità alla Lidl per quanto riguarda i prodotti della Parkside. Ho fatto già una ricerca online per capire se c'è convenienza su questi prodotti, se ci sono differenze di prezzo rispetto ad altri prodotti migliori, e insieme guarderemo i prodotti, però vi darò anche alcune mie impressioni sulla convenienza di questi attrezzi per fai da te. Andiamo a vederci il volantino della Lidl, mettiamo la videocamera qua sopra e passiamo in rassegna queste due paginette, di volantino di prodotti della Parkside. Vediamo il Trapano Performance. Il prodotto è PABS20 litio D4, un trapano performante dalle capacità di 60 Nm di movimento torcente per quanto riguarda i lavori di avvitatura sotto sforzo. 49 € il prezzo senza nessuna batteria. Mi ricordo che circa un anno fa è stato in offerta addirittura 39 €, quindi 10 € meno, però comunque è un buon prezzo per questo tipo di trapano. Ho fatto anche una ricerca online e ci sono trapani che costano qualcosa in più con le batterie, però non arrivano a 60 Nm. Quindi rapporto prezzo-prestazioni sembra un buon prodotto. Vediamo cosa ci dicono fino al 50% di coppia in più. Durata del motore fino a 10 volte maggiore. Ha motori brushless, quindi senza spazio, e quindi una durata maggiore dei motori. 40% di velocità di foratura in più, quindi anche più veloce. Anche se i giri, che ci vengono descritti qua sotto, che sono da 0 a 500 in prima e da 0 a 2000 in seconda velocità, sono gli stessi. Non dovrebbe avere la percussione e accetta, guardate un po', il foro con diametro punta massimo 38 mm per il legno e 13 mm per il metallo. Serie Performance, quindi uno step superiore rispetto alla serie standard Parkside. La batteria è la classica X20V TIM, che occorre acquistare a parte, però vedremo dopo, ci sono anche le batterie in queste offerte. Qua andiamo a vedere un tagliasiepe a batteria con due batterie da 20 volt, quindi per un totale di 4 ampere, perché ogni batteria è da 2 ampere e avrà una potenza di circa 60-70 watt, immagino, vedendo la tensione e l'amperaggio delle batterie. 89 € il prezzo, niente male direte, però attenzione, fate attenzione al fatto che il diametro di taglio massimo è 19 mm, un po' poco, non mi convince un tagliasiepe con un diametro di questo tipo. Ho provato un tagliasiepe che vi lascio nella scheda qua sopra, che aveva una capacità di taglio fino a 28 mm, se non ricordo male, e 19 sono veramente pochi. Lunghezza di taglio 58 centimetri, quindi anche in questo caso 58 centimetri, la lunghezza della lama è un po' poca, però comunque ha la possibilità di essere regolato su tre livelli per quanto riguarda la velocità della lama, non so a cosa serva, e il prezzo è economico. A questo prezzo, ora c'è da dire che anche in questo caso non ci forniscono le batterie, quindi non lo so se vale la pena prenderlo in considerazione. Sinceramente ho qualche dubbio su questo tagliasiepe, proprio soprattutto per il fatto che il diametro è 19 mm e è troppo poco. Andiamo a vedere questa fresatrice, 99 €. Non sono uno specialista per questo tipo di apparecchiature, però guardando su Amazon si trovano a un prezzo inferiore con capacità migliori. Ad esempio, la profondità di taglio 35 mm è un po' poca, si trovano prodotti con capacità maggiore. E le caratteristiche non ci dicono se ha anche il beccuccio per l'aspiratore, anche perché di polvere e di briciole ne farà tanta. Beh, 99 € senza batteria non mi sembra un buon prezzo. 79 € uno spruzzatore a pressione ricaricabile da 16 litri. Non ho trovato prodotti simili. Questa è una pressione da 2 a 6 bar e una lunghezza del tubo flessibile di 120 centimetri.
non so, non l'ho mai provato, quindi non vi so dire nello specifico, però può essere utilizzato, ad esempio, se dobbiamo andare a dare il rame o spruzzare pesticidi sulle nostre piante. Vediamo questa idropulitrice ricaricabile, 6 diversi tipi di spruzzo, 59 euro, a batteria senza le batterie in dotazione, questi sono gli accessori che ci forniscono. Beh, non mi convince anche in questo caso la pressione, 25 bar non si può definire un'idropulitrice, 25 bar è un getto d'acqua che consente solo la pulizia da sporcizia leggera che si trova sopra alle superfici. 59 euro il prezzo economico, però non credo che questo prodotto meriti l'acquisto. Però se lo avete acquistato, fatemi sapere. Andiamo a vedere che abbiamo un miscelatore per colla e malta a 59 euro, senza batterie incluse e velocità su 6 stadi. L'asta è inclusa con diciamo la punta di miscelazione e non ci sono altri attrezzi inclusi. Il prezzo è concorrenziale. Spazzola ricaricabile per fughe 49 euro. Anche questa batteria, tutti i prodotti a batteria con le classiche batterie 20 V TIM. E vediamo le caratteristiche: 1200 giri al minuto, altezza manubrio da 100 a 123 centimetri. 49 euro il prezzo. Lucidatrice ricaricabile 29 euro. Beh, anche in questo caso non sono un esperto, non so, il prezzo mi sembra economico, senza batteria inclusa e il numero giri varia da 0 a 3300. Il piatto della lucidatura è 25 mm, in dotazione due dischi per lucidatura lavabili. Ok, andiamo a pagina 2. A pagina 2 guardate che abbiamo un altro avvitatore a percussione, però in questo caso ha una coppia maggiore, questo è a percussione, è un'altra tecnologia. Vediamo che arriva a 180 Nm di movimento torcente, quindi molto più potente se dobbiamo praticare, ad esempio, fuori sul metallo o nel legno fino a 8 mm. Non ha la regolazione della velocità e ci viene fornito con l'adattatore sulla punta e poco più. Non c'è la batteria anche in questo caso inclusa in questo prezzo. Questa è una smerigliatrice 29 euro o levigatrice per superfici 29 euro, senza batteria e è adatta ai comuni fogli di carta abrasiva diametro 125 mm a 20. Vedete che possiamo acquistare anche a parte a 2,40 euro. Ci sono le batterie da 4 A a 39,99 euro senza caricabatteria e la batteria 2 A classica con caricabatteria a 24,99 euro. Abbiamo un incisore elettrico ricaricabile a 17,99 euro per fare lavori di bricolage per andare a incidere metallo, pietra, ceramica, vetro, eccetera. E poi, ragazzi, una serie di strumenti particolari, ad esempio questo strumento per misurare lo spessore del rivestimento a 12,99 euro. Ad esempio, se vogliamo vedere quant'è la vernice sopra alla carrozzeria e misura sia l'acciaio che l'alluminio, oppure ha anche una modalità automatica. Tester liquido freni 8,99 euro. Questi sono un po' gli attrezzi. Ora non li passiamo tutti in rassegna. Vi volevo far vedere anche un'ultima cosa. Visto però il prezzo, potrebbe essere interessante fare un test di questo prodotto. Come dicevo, le mie sono solo considerazioni personali basate sulle mie esperienze, però vi aspetto in un commento, ditemi se avete intenzione di acquistare qualcuno di questi prodotti e se reputate le offerte convenienti. Io sto vedendo che alcuni prodotti hanno sempre una buona convenienza, mentre altri un po' meno. Vi rimando anche al video che ho fatto la volta precedente dove dicevo che i prezzi sono aumentati. Bene, se vi va, ci vediamo anche in prossimi video. Io vi ringrazio comunque dell'attenzione se siete arrivati fino a qui e vi auguro una buona serata a tutti. Ciao!